Non per forza, signorina. Un blocco non significa una guarigione. Si dovrà ricominciare da capo. Ma porcaccia di quella miseriaccia. Sì, sì, è il prima possibile. E questa volta con il suo ciondolo. Come sa che io ho trovato un ciondolo? Quale ciondolo? Non ho nessun ciondolo. Cosa ha a che fare il mio ciondolo con questo? Come fa a sapere che ho un ciondolo? Allora te lo puoi sognare. Come fa a sapere che ho un ciondolo? Dai, Ale, ci prende per stupidi? Vi ricordo che tutto ciò che viene rinvenuto durante gli scavi appartiene al centro Palenter. Vuole confiscarmelo. E quindi non ho capito il senso. Dai, Ale, ci prende per stupidi? Vi ricordo che tutto ciò che viene rinvenuto durante gli scavi appartiene al centro Palenter. Vuole confiscarmelo. No, perché sappiamo benissimo come lei che i suoi sogni sono legati a quel ciondolo e desideriamo studiarli per motivi scientifici. Porca miseria ladra! Cioè, avevo ragione su tutto! Ma miseria ladra! Non ci posso credere. Mi vogliono veramente studiare come un topo da laboratorio. Ma pensa a te. No, l'ho nascosto, vuole fare di me un soggetto da esperimento. Non è così. No, aspetta. No, vabbè. Perché sappiamo benissimo come lei che i suoi sogni sono legati a quel ciondolo e desideriamo studiarli per motivi scientifici. Ma voi siete matti. No, l'ho nascosto. Vuole fare di me un soggetto da esperimento, non è così? No, vabbè, io non ho parole. In un certo senso, Ale, lo cercherete... In un certo senso, Ale, lo cercherete per conto vostro. O preferisce che la sicurezza la accompagni? No, no, vado. Odio le sessioni di ipnosi. Ma come odio le sessioni di ipnosi? Ma hai sentito quello che ti hanno detto? No, vabbè, io sono senza parole. Sono scioccata, veramente, non ho parole. Ehi, Ale, aspetta, ho qualcosa da chiederti. Sì? Dimmi. Mi spiace, Oscar, non ho tempo. Se è del denaro per i tuoi famosi gingilli, sono a secco. Sì. No, non è questo. Beh, vai avanti. Accetteresti di essere la mia dama per il ballo di San Valentino? Ho troppa paura di ritrovarmi solo. Ah, solo per quello. Vedremo, Oscar, non ti posso promettere niente per il momento. Con te non ho voglia di rendermi ridicola. Chiedi piuttosto a quella famosa ragazza che ti interessa, giusto? Ah no, forse sono io. Oh, beh, non è comunque il modo migliore per chiedermelo. Oscar, ho davvero altre preoccupazioni per la testa in questo momento, quindi lasciami in pace, d'accordo? No, vabbè, io dico questa. Con te non ho voglia di rendermi ridicola, chiedi piuttosto a quella famosa ragazza che ti interessa, giusto? Chi ti dice che non sei tu? Ah sì? Beh, se questo è il caso, non è reciproco. Vado, ciao. Ma no! Ma che cattiveria! Ma no! Il potere della friendzone. No, vabbè, ma io sono persa. Ale, guarda, sotto il letto alla ricerca del ciondolo. Ah, è scomparso. No, vabbè, raga. Cioè, tu mi stai dicendo che io avevo ragione. No, vabbè. Qualcuno me l'ha rubato di sicuro. Ma chi? Buonanotte. Io lo sto dicendo da due episodi, però ok. Chissà... Ah, beh, però... Il ciondolo non era sotto il letto e ho sognato comunque, quindi, boh, lasciamo stare, niente pippe mentali per il momento. Chissà chi possiede questo ciondolo, Abdel, Marlene, James e Thiel ora, e senza dubbio altri membri del personale, chi potrebbe avermelo rubato? Devo dare la risposta? Ah no, bene. Ecco, vado a spulciare le mie email, forse c'è un indizio. Leggere l'email di Abdel, leggere l'email di Billy. È stato lui a prendermelo, perché lui voleva ritrovare suo padre. Oddio! Incontriamoci al mercato il prima possibile.
Abdella sicuramente... No, ragazzi, ma io sto impazzendo. Abdella sicuramente preso lui, voleva che glielo dessi, esatto. E Abdella... E chiedere gentilmente, non lo sai fare? Gli risponderò, ok, arrivo. Incontriamoci al mercato il prima possibile. Ma quindi è vero che l'ha preso lui, allora? Leggere l'email di Billy, Abdel l'ha sicuramente preso lui. Voleva che glielo dessi. E Abdel, e chiedere gentilmente, non lo sai fare? Gli risponderò, ok, arrivo. Ma veramente te l'aveva chiesto gentilmente, tu hai detto di no. E lui se l'è preso, perché voleva liberare il padre. Cavolo, non vorrei fare una scelta sbagliata. E beh, sì, per forza. Cioè, cos'altro devo fare? Beh, andiamo dritti al mercato. Abdel mi ascolterà, naturalmente. No, ragazzi, che casino. Ma il problema è che questa deficiente non ha controllato subito che il ciondolo era scomparso. Così capivamo chi poteva essere. Idiota. È da due episodi che lo dico, che doveva controllare subito. Oh, no comment. Dove crede di andare, signorina? Non ha il permesso di uscire dal centro. Come sarebbe a dire non ho il permesso? Non è il coprifuoco, che io sappia. Ordine del signor Thiel. Venite, presto, c'è una rissa in biblioteca. Cosa? Mi sta dando... non un alibi, com'è che si chiama? Un diversivo, sta usando un diversivo. Che cosa ancora? Non ci si ferma un attimo qui. Prima di scappare con gli agenti di sicurezza, Richard fa l'occhiolino a Ale. Oddio, che carino! Mi ha aiutata! E senza motivo! Beh, significa che lui... Anche lui nasconderà qualcosa, forse. Che carino, che gentile! Viva i ribelli! Ma chi era quello? In ogni caso, mi ha tolto una spina dal fianco. Sì, che carino! Ok, Abdel. Allora, siamo pronti... per pestarci. Psst, Ale, da questa parte! Beh... Ah, dovevo leggere prima questo. Beh, dov'è quel ladro di Abdel? Non avrebbe interesse nel darmi buca. Psst, Ale, da questa parte. Ok. Allora, hai novità? Piuttosto dovresti dirmelo tu, Abdel. Non parlo con i ladruncoli. Prima di tutto vorrei farti una domanda. Cavolo, vuoi vedere che non è stato lui a prenderlo? Ma no, ma sì che è stato lui. Cioè, lui è cattivo. È sempre stato in contatto con quelli del Palanter. Ma porcaccia di quella miseriaccia. Allora, in novità, piuttosto dovresti dirmelo tu, Abdel. Non parlo con i ladruncoli, prima di tutto. Vorrei farti una domanda. No, facciamo la prima. Come sarebbe a dire, sei tu che stai andando nel mondo dei sogni, non io. Non fare l'innocente, Abdel, dov'è il mio ciondolo? Ma non ne so niente io, l'hai perso. Mi è stato rubato piuttosto e ho buone ragioni per credere che sia stato tu. Ah sì? Quali? Mi avevi già chiesto di dartelo, Abdel. Volevi andare anche tu nel mondo dei sogni, esatto. E questo è sempre in mezzo alle palle. Abdel è onesto. Ale, piuttosto dovresti chiedere a coloro che ti stanno attorno. Ah sì? Chi mi dice che non siete complici tutti e due? Coloro che mi stanno attorno? Di chi sospetta, indovina? Io mi sto rintontendo il cervello. Comunque faccio questa. Non posso dirti di più, Ale. Dovrei dimostrare di cosa? Discernimento in questa prova il passaggio non apparirà fino a quando il sognatore non avrà scavato da sé. Fermi che non sto capendo.
Non posso dirti di più, Ale, dovrai dimostrare discernimento in questa prova. Il passaggio non apparirà fino a quando il sognatore non avrà scavato da sé. In cosa si intromette questa donnaccia? E indovina, cosa volevi dire? Torna qui. Mi ha citato una frase degli Ingressi Segreti, il libro della signora Elena. Come fa a sapere che ho quel libro? È vero che è una veggente, dopo tutto, forse dovrei fidarmi. No, 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 no. No, perché se era una veggente e sapeva tutto, allora sapeva anche dove si trovava il padre di Abdel. E non ci sarebbe stato tutto questo casino, quindi no. Allora, Ale, cosa facciamo se non mi credi? Sì, io ti credo, Abdel. L'indovina mi dice che sei onesto e mi fido di lei. Come posso crederti, Abdel? A che gioco stai giocando? Cosa facevi con Tiel e quell'uomo in ombra nell'anfiteatro l'altro giorno? Oh, finalmente. Volevo semplicemente avere notizie di mio padre, ma non hanno voluto dirmi niente. Io sono un genio, ho capito tutto della vita. Abbiamo fatto fuggire tuo padre dalla sua prigione nel mondo dei sogni, ma è scomparso. La filastrocca che ti cantava quando era piccolo era Mamma Setto. Ah sì? E che cosa dovevi dare loro in cambio? Perché non si ottiene niente per niente. Cavolo, ma non puoi farmi fare queste scelte. Miseria ladra. Ah sì, e che cosa dovevi dare loro in cambio? Perché non si ottiene niente per niente. Non poteva dargli il ciondolo. Perché se gli dava il ciondolo non poteva andare lui a liberare suo padre. Quindi non ha senso. Abbiamo fatto fuggire tuo padre. Vabbè, io dico questa. Ho dovuto raccontare loro delle mie conversazioni con te, ma tu eri là, hai sentito, non ho detto niente. Esiste sì, o piuttosto esisteva, perché quello è il passato, Abdel, l'antico Egitto. Di cosa stai dicendo? D'accordo, Abdel. Allora vuoi sapere di più su tuo padre? E chi mi dice che tu non abbia raccontato tutto prima che arrivassi? Penso che Tiel sappia un po' troppe cose su di me. Sì, ma io non penso che sia lui a dirle le cose. Ma non mi fido nemmeno. E chi mi dice che tu non abbia raccontato tutto prima che arrivassi? Penso che Tiel sappia un po' troppe cose su di me. D'accordo, Abdel? Sì, io devo dire la C per forza. La fiducia non dura per sempre, da quello che vedo. Mi puoi dire di mio padre in ogni caso? L'hai visto? Facile a dirsi, Abdel. Non ho proprio idea di come si possa fare una cosa del genere. Nel senso che era lui a dire le cose? Non ho capito. La fiducia non dura per sempre, da quello che vedo. Mi puoi dire di mio padre in ogni caso? L'hai visto? Non ho capito se è lui che parlava o no. Facile a dirsi Abdel, non ho proprio idea di come si possa fare una cosa del genere. Sì, è Mamma Setto, siamo riusciti a farlo evadere, ma poi è scomparso. Non ho proprio idea di dove si trovi, né del come riportarlo nel presente. Sì, l'ho visto, l'abbiamo anche fatto evadere dalla sua prigione. La filastrocca che ti cantava è Mamma Setto, ma lui è scomparso e non ho la minima idea di dove si trovi adesso. E perché mi fai due opzioni uguali, scusa? Vabbè. Facile a dirsi, Abdel. Facciamo la prima. Facile a dirsi, Abdel, non ho proprio idea di come si possa fare una cosa del genere. Ci deve essere sicuramente un modo. Dopotutto Palenter l'ha inviato proprio nel passato. Ci deve essere sicuramente un modo. Dopotutto Palenter l'ha inviato proprio nel passato. Voglio certamente
Provare a cercarlo, ma non sarà facile. Tel mi sorveglia ora. Non lo so. Dubito ancora di te, Abdel, e in ogni caso non so come fare. In più Tel mi sorveglia ora. Ma non c'è l'opzione di mandarlo a quel paese? Avrei messo l'opzione di mandarlo a quel paese perché di lui non mi fido. Ma devo fare questa per forza. Dubito ancora di te, Abdel. E non va. Mi fido di te, Ale. Troverai sicuramente un modo. Sei gentile, Abdel. Farò quel che potrò. Ciao. Ancora non lo so, Abdel. Un giorno bisognerà che mi racconti tutto. Di te, di tuo padre, del centro Palenter. Ma ora non ho tempo. Devo ritrovare il mio ciondolo. A presto. E sì. Sei gentile, Abdel. Farò quel che potrò. No, facciamo questa. Ok. Problema. Maledizione, spero che non mi abbia visto entrare. Allora, Ale, questo ciondolo lo sto cercando, signor Tiel, lo sto cercando. Non mi dica che l'ha perso. E se anche fosse, è un problema? Non l'ho perso, mi è stato rubato. Cavolo, però, se glielo diciamo... mannaggia. Facciamo questa. Facciamo i vaghi. Ed è per questo che è andata al mercato? Esattamente, signor Tiel. Stavo facendo le mie indagini al mercato. Non mi sono mossa da qui, visto che voi me lo avete impedito. Sa cosa mi ricorda, Tiel? La Gestapo. Vede, conosco la storia. Non so nemmeno se l'ho pronunciato correttamente, però ok. Al mercato non mi sono mossa da qui, visto che voi me lo avete impedito, ma io scommetto che ci sono telecamere ovunque. Ah, no. Non sa mentire, signorina, e non avrà sempre alleati dalla sua parte. Se non ritrova rapidamente questo ciondolo, prenderemo gli opportuni provvedimenti. Le sue minacce non mi spaventano, Tiel. Allora è vero che è il nemico stronzo. E la cartomante ci ha detto ci sarà un professore che non potrà proteggervi per sempre. Quindi è stronza pure lei. E di conseguenza anche Abdel. Ma per forza. Secondo me è James che ha preso il ciondolo. Ale trova tutti in biblioteca, immersi nei propri studi. Ogni studente le sembra un potenziale sospetto. L'unico è quello che non è presente, forse, che si è portato il ciondolo con sé, quindi James. Solo due persone potevano prendere il ciondolo, o Abdel perché voleva ritrovare suo padre, bla bla bla, oppure James, che ha appunto usato il libro delle entrate segrete, eccetera eccetera, e me l'ha consegnato subito dopo. Per forza. Altrimenti non si spiega. Chi potrebbe essere? Charlie, quello sporco traditore, potrebbe agire su ordine di Tiel. Oscar potrebbe avercela con me dopo che ho rifiutato le sue avance. Ma chi ti dice che l'ha rubato qualcuno adesso, visto che sono due giorni che non controlli? Matilde avrebbe potuto fare ciò per gelosia o per cattiveria. Jared, no, lui francamente non credo lo farebbe. Marlene, anche se le fosse venuto in mente, non farebbe questo alla sua migliore amica comunque. Lo dici tu. Allora chi? Guarda, ecco la borsista. Hai una faccia? Hai qualche problema? Tu non hai qualcosa che mi appartiene per caso? Se glielo chiedi così, sicuramente te lo dirà, guarda. Di cosa stai parlando? Di Jared? Credi che ti appartenga, forse? È il mio ragazzo, capito, sognatrice? Smettila, Matilde. Che cosa c'è che non va, Ale? Preferisco non parlarne davanti a tutti. Preferisci parlarne in privato? Sì, se proprio vuoi, non ne sono sicura.
aleggiare ed si allontanano verso il fondo della biblioteca. Io non ho fatto niente. Allora cosa ti è successo? Mi è stato rubato un oggetto di grande valore, un ciondolo a cui tengo molto. Non credi che Matilde... No, Matilde può essere dispettosa, cattiva, crudele, tutto quello che vuoi, ma non è una ladra. Dove lo tenevi, il tuo gioiello? Nella tua stanza? Sì, ho dovuto assentarmi un momento e quando sono ritornata non c'era più. Ah, ma veramente? L'hanno rubato negli ultimi 5 minuti?